Buongiorno, inizio questo video in realtà nell'ultimo giorno qui a New York, perché in questo momento stiamo andando al Times Square per prendere un po' di cosine, per farci un ultimo giro, per goderci un'ultima volta a New York prima di tornare a viverci ovviamente. Poi ho voluto fare anche questo video perché oggi a pranzo assaggerò finalmente, me la sono tenuta come ciliegina sulla torta, assaggerò la pizza con l'ananas e il prosciutto e dovete assolutamente vedere la mia reazione perché anch'io sono veramente molto curiosa. In questi giorni ho fatto anche delle altre clip. Niente, facciamo che ve le mostro. Stiamo andando allo YouTube Space con sta faccia, tra l'altro, due cessi. Dai, invece abbiamo due canali YouTube. Allora, siamo state dentro il Chelsea Market tipo 2 ore più o meno. Adesso abbiamo deciso di uscire e mi sembra un'ottima idea. Alvero. Se vedete la tempesta di neve, adesso esco per la carità del Signore. Così si vede, cioè una tempesta di neve grandissima. Quindi niente, la nostra avventura a New York inizia così, con una bellissima tempesta nevosa, perché ovviamente noi arriviamo e deve esserci il brutto tempo. Tra l'altro io ho comprato queste scarpe perché le mie si sono marcite e facevo chaff chaff nelle scarpe, cioè proprio è entrata tutta l'acqua possibile. Oh, yeah. Oh, mi si sta bagnando la macchina, aiuto! Quante ore so che siamo qua ad aspettare? Credo tipo un'ora e mezza più o meno. Ok. Sto aspettando d'oro. C'era ancora luce quando ci stiamo messi. È vero ed è buio. Allora, siamo davanti all'Ellen Stardust, che praticamente è un locale fighissimo in cui all'interno i camerieri cantano di brutto. Ma non è che cantano, cantano. Sono giovani che aspirano ad andare a Broadway e quindi niente, vengono presi da questo locale e li fanno cantare, perché molto spesso ci sono tipo degli agenti che li raccattano per Broadway. Solo che fa un po' freddino. Si sente caliente. È caliente? Dai regà, ma che freddo. 2000 years later. Stanno cantando Frozen, non dico altro. Avete presente quando la vostra autostima viene schiacciata? È veramente una mosca da un trattore? Io mi sento così in questo momento perché abbiamo appena visto Chicago a Broadway, che è lo stesso spettacolo che faremo noi con la nostra compagnia. Beh, non c'è neanche bisogno che lo dica, perché sono stati veramente troppo bravi. Il teatro è super super bello, è enorme. Tra anche noi, no? Uguale. Uguale, identico. Sì, identico. È qua, esatto. Abbiamo pagato più del viaggio in totale, praticamente, il biglietto. Però ne è valsa la pena. The next day. Siamo a Central Park.
veramente. Ah. Li odio. Per chi non lo sapesse, l'anno scorso a Londra un freaking scoiattolo di shit mi ha morso un dito. Quindi da quel giorno io odio gli scoiattoli. Mi dispiace, io li odio. Mi dispiace, è andata così. Cosa fa Francesca invece? Non è che le piacciono gli scoiattoli, è proprio una di loro. Cosa fa? Guato l'agguato del predatore. Questa è la statua di Balto. Non mi sembra proprio il modo ideale per scendere. Cosa stai facendo? Pronti a... 6 hours later. Oh, è il nostro ultimo giorno. Siamo tanto tristi. Sono tristissima, mi viene da piangere. Insomma, un panorama come un altro, no? Che figata. Possiamo restare qua tipo per sempre. Sì, per favore. Dobbiamo ritornare verso l'Airbnb. Oh, il posto è spaziale. Io, cioè, tra l'altro, secondo me in video rende 1% rispetto a com'è dal vivo. Voglio tornare a casa, no! Allora, ci è venuta fame, è ora di pranzo e quindi abbiamo deciso di provare la pizza a New York. La pizza con pineapple e ham, però con il prosciutto e l'ananas. E adesso vedremo com'è. Poi sì. Puzza tantissimo sta pizza, raga, non avete idea? No, raga, io ho paurissima, ve lo giuro. Prendo questa proprio perché ha sia il prosciutto che l'ananas. Vado? Che tra l'altro, questo è ananas, questo è prosciutto e questo che cos'è? È sempre ananas, un po' più chiara. Madonna, puzza in una maniera che voi non avete capito. Non fa così schifo come mi aspettavo. Davvero? Non è una pizza? Cioè proprio no, mai. No. Al primo morso fa schifo. Cioè al primo morso fa proprio schifo. Una volta che la mastichi però ha un suo perché. La mangerei mai più nella mia vita. Cioè non è una cosa che prenderei assiduamente. Però pensavo di vomitare, posso, sinceramente. Perdiamoci pezzi di ananas. Diciamo che proprio no, però... È stranissima la consistenza, perché la consistenza è della pizza ovviamente, però c'è poi l'ananas che la senti che tipo si scioglie acqua, no? Nel senso l'ananas normale. Ed è dolce, quindi non so descriverla sta cosa. Perché? Come gli è venuto in mente più che altro? Esatto, come gli è venuto in mente, raga, no? Cioè, perché non le fragole allora? No? Non la prenderò mai più in vita mia, mai più. Però non è così schifosa come me l'aspettavo. Io vi spingo a mettere like, che tanto è gratis. Condividete questo video se vi va, se non siete iscritti iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo video, che potrebbe essere venerdì tra l'altro. Ok, ciao!